preoccupati. Cosa? Che si fa? Si dorme qui? Non si va più, non si vive più, si lavora e basta, si sta in fabbrica. Ancora un assalto ad un'azienda di preziosi dell'Aretino, a finire adesso nel mirino dei malviventi, la Joker di Tegoleto. Cresce così la preoccupazione ma anche l'esasperazione. Che si deve fare? Più di così non si sa, ci rimane solo dormire qui. Il colpo è stato messo a segno nella notte. La banda, composta da almeno 4 persone, per entrare all'interno dell'azienda che produce semilavorati in argento, tonno e bronzo, ha sfondato la porta con un'ascia. Sul posto la vigilanza privata e i carabinieri, immediato l'avvio delle indagini. Al vaglio degli inquirenti adesso anche le immagini delle telecamere di video e sorveglianza. Resta ancora da quantificare il bottino. I ladri si sono dati alla fuga con alcuni sacchi contenenti argento e bronzo. Si riaccende così l'allarme dell'intero distretto Orafo Aretino, con quest'ultimo sala 18 e il numero di colpi messi a segno solamente da inizio 2024. Professionisti, perché in 3 minuti entrano. Paura, perché se te li trovi lì, che si deve fare? Veramente un dramma. Un dramma. Alcuni giorni fa la consulta degli orafi aveva incontrato il nuovo prefetto di Arezzo per chiedere nuovamente un maggior controllo a difesa di un comparto cardine dell'economia aretina. Il territorio dove sono le aziende di produzione è molto vasto, è in tutta la provincia, dislocato in tutta la provincia, e quindi ci sarebbe bisogno di un controllo del territorio più preciso e più costante. Ovviamente chiediamo al prefetto di aumentare magari le forze, quindi gli uomini.